Allora, ci spostiamo invece in una cittadina sempre dei Castelli Romani che è a pochi chilometri da qui. Sto parlando di Grotta Ferrata. Ce ne parla per noi Paolo Balduzzi. Eccoci Lorena, siamo qui a Grotta Ferrata tra Frascati e Velletri per raccontarvi un'esperienza che ha come protagonisti proprio questi ragazzi. L'agricoltura a Capodanno. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. Don Franco, perché proprio l'agricoltura? L'agricoltura è uno spazio grandissimo di inserimento possibile. Perché qui si va, da quello che mi sembra, oltre l'assistenza vera e propria. La rivoluzione è quella che stiamo completando con il dopo di noi, quindi le case famiglie, i gruppi appartamento, le fattorie sociali, sono lo spazio dove, quando non ci saranno più genitori, loro continueranno a vivere nella società integrati con altri giovani che fanno da tutor nei loro confronti. E puntiamo sulla scuola agraria di Velletri con cui collaborare per preparare i giovani a questo essere tutor. Sara, qui dove ci troviamo esattamente? Allora, questo era l'ingresso del laboratorio sociale con i ragazzi. Invece dall'altro lato c'è l'entrata per il pubblico, quindi per la vendita. Perché questa è una vera e propria azienda in un certo senso. Sì. Bisogna produrre, i ragazzi che vengono qui producono. Sì, assolutamente. Noi produciamo le piantine da orto, le piantine aromatiche, che sono le cose principali, perché avendo il punto vendita biologico abbiamo la cosa principale che si vende sono queste. In realtà produciamo anche piantine da giardino e ornamentali. Abbiamo iniziato a fare anche piccoli giardini, terrazzi, sempre con l'aiuto dei ragazzi. La loro vita piano piano è migliorata e per loro è importantissimo l'inclusione, il tenersi impegnati e poi il rapporto ovviamente. La relazione è fondamentale. Sì, assolutamente. Don Franco, lei oggi come vede la sua comunità? Io seguo proprio l'ammonimento di Papa Francesco che ci dice su tre valori, techo, tabacco e terra, di fare la rivoluzione. Sarebbe tetto, lavoro e terra. La terra, l'ambito in cui ricostruire la convivialità dell'uomo, perché il rapporto con la terra è il rapporto con l'umiltà.